Però adesso decido io chi comincia e faccio cominciare alla mia destra Mario Adinolfi, che penso tutti conosciate, presidente del Popolo della Famiglia? Esatto. Adesso ci spiega. Va da sé che questo già è implicito, stiamo discutendo di questo disegno di legge che Pillon non vuole che si dica Pillon, però noi diciamo che è Pillon sull'affido condiviso. Salve, grazie, grazie per questa occasione, intanto che il Corriere della Sera, il blog della 27ª ora dà di una riflessione approfondita, già avete fatto un buon pezzo di strada nei lavori precedenti che ho seguito con attenzione del precedente convegno. Io vengo a portare insieme, diciamo, la posizione del Popolo della Famiglia, che è quel movimento che alle ultime elezioni politiche ha raccolto 220.000 voti sulle istanze pro family e pro life che provenivano dall'esperienza del Family Day, insieme anche all'esperienza di padre separato, perché sono stato ormai un po' più di 20 anni fa un papà separato anch'io, e quindi un po' di esperienza personale mi ha aiutato a formulare un'opinione sul DDL Pillon. Innanzitutto vorrei fornire il retroterra. Io e Simone Pillon ci conosciamo bene e la piazza del Family Day l'abbiamo, diciamo così, animata insieme, eravamo sullo stesso palco, abbiamo parlato allo stesso popolo. Ora invece ci troviamo su posizioni evidentemente diverse e vorrei proprio fornirvi il punto di vista, un po' anomalo per la discussione in atto, immagino, di una serie di cattolici che credono nella dimensione appunto pro family e pro life. Per capirci, siamo quelli, noi del Popolo della Famiglia, che ieri non eravamo per niente contenti di vedere la Corte Costituzionale rinviare per l'ennesima volta la questione sul suicidio assistito e su Marco Cappato, perché siamo convinti che Marco Cappato debba essere condannato, così avete chiaro l'orizzonte delle nostre opinioni, avete, così posso parlare come De Gasperi, sapendo che la vostra cortesia, insomma, sarà gentile, anche se avete opinioni diverse. Noi veniamo da un'altra storia, insomma, critichiamo il DDL Pillon da un'altra posizione politica, che è la posizione di chi ritiene che, stando in piazza al Circo Massimo a giugno del 2015, anzi a gennaio del 2016, a San Giovanni nel giugno del 2015, noi volessimo insieme, Pillon ed io e i tanti, tantissimi che hanno partecipato a quelle manifestazioni, affermare un concetto chiaro. E quel concetto chiaro, che era il no gender, vi ricordate forse gli slogan di quella manifestazione, era un concetto per cui non poteva esistere genitore 1 e genitore 2, perché c'erano delle specificità molto evidenti nell'essere madre e nell'essere padre. E queste specificità, dicevamo noi in quella manifestazione insieme, sono proprie ed ineliminabili. Noi non crediamo al mammo, non crediamo alla madre che si trasforma in figura paterna. Per questo a Simone Pillon dico: come mai è così drammaticamente cambiata idea arrivando a teorizzare in un tuo DDL il concetto di bigenitorialità perfetta? La bigenitorialità perfetta, proprio dal punto di vista di chi ha mobilitato quelle piazze, non esiste. È un'espressione di natura ideologica e noi siamo assolutamente contro l'ideologia, soprattutto se l'ideologia ha delle conseguenze pericolose. In quelle famose manifestazioni che andarono sotto il nome di Family Day, noi sottolineavamo il problema dei diritti dei bambini da mettere al centro delle dinamiche familiari. Perché, dicevo in particolare io dal palco di San Giovanni e poi dal palco del Circo Massimo, i bambini non sono cose. E su questo noi mobilitavamo
il nostro mondo a essere ad esempio contro radicalmente le procedure di utero in affitto, perché dicevamo il bambino non è un pacco che tu puoi acquistare con una transazione finanziaria e trasferire dal soggetto madre partoriente a due maschi che se lo comprano. Questa era la posizione. Mi viene da dire ancora una volta a Simone Pillon, come mai hai cambiato così drammaticamente idea arrivando a proporre nel tuo DDL l'immagine di questi figli di coppie separate che diventano pacchi da spostare 15 giorni da una parte e 15 giorni dall'altra? È totalmente incoerente con il retroterra culturale da cui anche tu provieni. Il rimprovero che faccio a Simone in amicizia, con affetto, abbiamo condiviso davvero dei momenti pericolosi, fastidiosi, attacchi durissimi, siamo finiti tutti in tribunale, contestati, denunciati, calunniati. Ma oggi su questo DDL quello che mi pare evidente dal mio punto di vista, dal punto di vista del popolo della famiglia, è che sono tradite le premesse del Family Day, delle ragioni per cui eravamo in piazza. Nelle ragioni c'era la diversità sostanziale tra figura materna e figura materna e paterna, che dunque non possono essere ripercorse in una dimensione di bigenitorialità perfetta, e la figura dei figli come centro dei diritti, tant'è che il comitato con cui convocavamo le piazze del Family Day si intitolava Difendiamo i nostri figli, si chiama così quel comitato, i figli al centro. La legge, il DDL, anzi la proposta di legge, è una proposta di legge che ha i figli nella dimensione periferica della normativa. Tant'è che arriva appunto a immaginare una doppia residenza. Ma mi vengono in mente le cronache un po' al limite del farsesco di questi giorni di Miguel Bosé, che si divide con il compagno, uno finisce in Messico, l'altro in Spagna, una coppia di figli va con uno, una coppia di figli va con l'altro. Ma che sono questi? Ma i bambini sono il fulcro dei diritti. E qui interviene anche la mia esperienza di quando ero un giovanissimo papà separato, ormai più di due decenni fa. Vedete, separazione e divorzio sono una ferita pesantissima. E si pagano sulla pelle con cicatrici che rimangono e che non si rimargiano mai, soprattutto per i minori. Quando capitò a me, perché poi nella vita ti capita, quando capitò a me, pur nel conflitto, divorzi perché c'è un conflitto, non vi state simpatici, se no stavate insieme, nel conflitto pesante che si era creato con colei che era la mia ex moglie, la mia sensibilità paterna, pur avendo io un'altra casa, vivendo dunque fuori, era di tornare tutte le sere, la bambina era piccola, tutte le sere a casa, finché la bambina non andava a dormire, e poi andarmene. Non avrei mai sognato, fino a una età importante della mia prima bambina, adesso sono arrivato a tre, non mi sono mai sognato di portarla nella casa dove abitavo da solo, perché ritenevo determinante l'unità spazio-temporale che Livia, così si chiama la mia figlia ormai 23enne, doveva vivere nella sua prima infanzia, con un rapporto privilegiato inevitabilmente con la madre, persona che io evidentemente vivevo in una dimensione di conflitto, ma mai avrei immaginato di costruire un conflitto che prevedesse 15 giorni e 15 giorni con tutti gli infiniti disagi che per un bambino che va a scuola, per un bambino. Da questo punto di vista, lo ripeto, la legge è evidentemente insensata, ovviamente dal mio punto di vista, ma quello che mi pongo come punto interrogativo è, e lo ripongo al legislatore, come si può partire dal punto di vista del Family Day e arrivare a una norma così? Evidentemente prevalgono istanze di tipo politico, rapporti con
gruppi organizzati che sicuramente sostengono un'area politica. Faccio l'antipatica, manca un minuto. Manca un minuto, chiuderò. E queste ragioni politiche stanno prevalendo sulla ragione fondamentale, che deve essere invece quella della tutela, in un momento tragico quale quello della separazione e del divorzio, del bene primario, che è il bene dei minori. Aggiungo, visto che ho 30 secondi, che anche l'obbligo di mediazione familiare mi pare un'altra follia dal nostro punto di vista, perché scoraggia evidentemente i giovani verso l'istituto del matrimonio, facendoli rivolgere ad altri istituti che ormai sono presenti nell'ordinamento. È chiaro che se io vedo nel matrimonio tutto sti casini, ma poi arriva pure uno che mi fa il commissario dentro casa, e ho una legge, come la legge Cirinnà, che mi permette anche da eterosessuale di avere l'unione di fatto, senza tutti i casini, e io mi rivolgerò a quell'istituto, poiché il popolo della famiglia ritiene che il principale problema di questo paese è che non ci siano più matrimoni e non ci siano più figli, e questa drammatica condizione di denatalità sta per ammazzare questo paese. Questa nostra valutazione ci fa dire che anche da questo punto di vista immettere un elemento dissuadente rispetto all'istituto matrimoniale è un pesante errore, e vi ringrazio per la cortesia. Allora, io adesso darei la parola, se è d'accordo, non avevamo concordato la scaletta, a Tiziana Arzenti del Movimento Femminile per la Parità Genitoriale. Se è d'accordo.